siamo qua per provare la Polystation che ci ha donato Manuel, perché abbiamo queste cartucce che dovevamo provare in qualche modo, ma appunto ci mancano queste cartucce. E come proveremo questa cosa? Visto che la Polystation ci è stata data con i cavi tranciati e tutto, ovviamente non possiamo utilizzarla così, schiocco le dita e si attiva tutto, no. Dobbiamo creare con un generatore di tensione, che è questo qua sopra, della Techstar, un'alimentazione di 9 volt, visto che c'è scritto 9 volt in continua. E poi c'è questo cavo video che poi collegheremo al nostro bellissimo computer da 1800 euro per catturare le immagini. Vantarsi sempre. E che è collegato appunto alla scheda video. Adesso però, prima di collegarlo, perché sarebbe da stupidi collegare la scheda di acquisizione se non sappiamo se funziona effettivamente bene questo sistema, e forse è anche meglio e soprattutto sicuro. Proviamo ad accenderlo, che vediamo cosa succede. Ok, 0,15, 9 volt. Ok, non sta dando problemi. Magari ha qualche spia davanti che si accende, possiamo buttarci un occhio, vedere se va. Spie lì davanti io non ne vedo. Ma no, fumo. Fumo? Io fumo. Non ho visto il fumo. Guarda. Oh là. Va che bello. Vabbè, sausage. Direi che quindi non possiamo fare questa prova, e quindi la prossima puntata. Come si chiama il computer museo di solito? Comunque. E magari tipo a poco vedi, aprire la finestra. Questa no, si inserirebbe così. Sto morendo. Fabio, domandone per il pubblico che ci segue da casa. Sì. Hai rispettato la polarità o hai messo il meno al posto del Ma più? L'ho rispettata. Ma questa è buona. Guarda che roba. Guarda che roba. Sì, bello, aprilo qua, non vicino alla finestra, esatto, mi raccomando. Andremo a vedere cos'è che è successo alla Polystation, che è morta praticamente. Praticamente siamo noi cameraman, siamo diventati noi cameraman. Tu non ci c'entri niente. Ma il canale è tuo, io sono qua di passaggio, quindi. Esatto, e tu devi guardare. Mi hai voluto far intossicare con questa roba cancerogena. Adesso vediamo cosa è successo. Chissà, per me si è bruciato un transistor. Può essere. Me lo sento. Secondo me è semplicemente invertito la polarità. Ancora questa polarità. Non posso essere così babbione ad averla in polarità. L'hai già fatto in altre. No, ho fatto solo scintille. Perché ho spiegato che la polarità non si deve invertire. Giusto. Gli occhi di Anna dicono tutto. È stata? No, è uscito tutto quando hai schiacciato prima. Ah! Beh, insomma, quasi tutto. Ma scusa, dov'è il circuito integrato? Non c'è. Allora, no, te lo dico io. Allora, qua dietro c'è il circuito integrato di solito, che è impastato in questa pasta qua. Mentre queste sono i controller, questa è l'uscita, il pulsante di accensione. Questo è quello che è bruciato. Quello è quello che è bruciato, che è un transistor. Effettivamente hai ragione tu. Basta sostituire quel transistor e dovremmo essere a posto. Dovrebbe bruciare di nuovo. No. No, oppure saltiamo il transistor e andiamo diretto. Ma cosa serve quel transistor? Tu che sei l'elettronico del gruppo, che io non ne so. Stabilizzazione? Non lo so, non credo. La tensione? Non lo so, potrebbe essere. Da come è bruciato potrebbe essere invertito, però non Quindi, so. Quindi, come si diceva, Fabio ha invertito la polarità. No, non ho detto quello, può essere mille le varianti, perché i transistor ne esistono di diversi generi. Regolatore, cioè esiste di tutto. Non lo so, io sono un re dell'elettrotecnica, mettiamo un bel relè. È bruciato il condensato, la scritta, non so che cazzo di transistor è. Ovvio però, c'è scritto VDD 2007 questa scheda. 2007, sì, infatti ha forma di PlayStation 3. Sì, quello l'avevo intuito anch'io. Addirittura dal buco delle monete, signori, cioè. Non più solo dal buco dei primi, addirittura da solo. Però potrebbero dare altri problemi. Io sto cancerogenando. No, ma poi attenzione, qua ci sono segni di ossidazione. E addirittura. Probabilmente ha preso dell'acqua questa. Sì, ma soprattutto fuori. Guarda che ci sono delle interruzioni sul cavo. Ah no, è un effetto di luce. No, è un effetto di luce. Il problema è che quel transistor io non c'è. Ah, ma c'è scritto. È un 8050. Ce l'hai? No. Allora niente. Niente, da buttare. No, la magari ti capita, la ripari. Non sei curioso di vederla in funzione? Certo, ma con questo odore, guarda, mi sta venendo solo la curiosità di lanciarla esatto, alla finestra. Quindi è esploso questo transistor qua. Da ripareremo in un'altra puntata, perché devo ordinarlo. Se vabbè, vero. È un'altra puntata. Vabbè, lo ordineremo in un'altra puntata. C'è qualcos'altro che andiamo. Fuma sul tavolo? Sì, è l'umidificatore, non mi fa fare sti colpi. e niente, quindi alla prossima puntata. E ciao. E ciao. Dov'è qua? Addio.